avevo una sensazione strana dal 28 luglio del 2019, perché io ho compiuto 28 luglio del 2019, ho compiuto 49 anni. Ah, te li porti benissimo. Grazie ai cartonati per questo sostegno. Quest'anno dal 49 ai 50 per me era un anno in cui avevo delle percezioni stranissime, in cui io mi sentivo veramente male, io sono stato male, questo cinquantesimo anno l'ho vissuto male, che poi, e poi si è intrecciato con la pandemia e l'ho vissuto forse ancora peggio. Io vedevo già prima della pandemia, sentivo di più la sensazione che un sacco di gente che moriva, cioè io sentivo più gente che moriva attorno a me, io sentivo un sacco di gente che moriva, soprattutto gente che conoscevo e non conoscevo, cioè tipo voi, per esempio, noi cartonati, proprio. No, è la verità, raga, allora non diciamoci più niente, facciamo la televisione falsa, io vi devo dire la verità, io sentivo sempre, se è morto quello, me lo ricordo o non me lo ricordo, quello lì dell'Ambra Iovinelli, a fianco a Cattonato, te lo ricordi? E mi sentivo, allora sentivo che come se si stesse avvicinando, capito? E si stesse avvicinando a me. Io mi sentivo veramente, no, perché vedevo che c'era un sacco di gente che moriva all'improvviso. Io mi immaginavo davanti alla televisione. A me questa, a me, allora, se mi avverti prima, organizziamoci come vuoi. Io sono sportivo, se mi vuoi far morire me lo dici un po' prima, ci organizziamo e si muore, vai. Ma se mi fai morire all'improvviso mi arrabbio molto, eh. Cioè che sto guardando la televisione all'improvviso, tu che stai pure con tua moglie dice, ma che hai fatto? Che ti ho telecomando, chi sei? Ti fa pure l'ultima cazziata, dice, cretino, che hai fatto? Hai fatto la te? Dice, ti ucciderei, e tu sei ancora nell'aria che aleggia e fai, già sono morto, c'è! Allora io vorrei, il mio desiderio è quello di arrivare a più tardi così. Molte persone dicono no, io vorrei morire finché c'ho, cioè vorrei vivere finché c'ho una cognizione mentale, finché io vorrei non perdere la dignità. A me la dignità me ne fotto proprio. Io vorrei vivere più a lungo così, cioè vorrei battere tutti i record mondiali di vita, pure se devo stare così come mi metta una parte che ferma uno così, io vorrei stare così, io me ne fotto, cioè. Però vorrei dimostrare, cioè secondo me le persone di una certa età devono dimostrare la propria età. A me mi arrabbio con quelli che vogliono sembrare molto più giovani di quelli che sono. Cioè uno deve, è meraviglioso vedere la mappa delle rughe di una persona, per esempio. Le persone vogliono, pure quelli che si allenano, che fa, cioè a me per esempio i vecchi che si allenano, io non so se tra di voi ci sono degli esemplari del genere. Allora a me vecchio mi piace vecchio, piace decadente, come vi devo dire. A me vecchio che si allena, ma cazzo ti alleni, 7 la mattina. Tu sei vecchio, tu puoi stare a letto quanto tempo vuoi tu. Tu ti alleni, ma dove vai? Tu a 80 anni che fai fisica, che rotto cazzo che stai con fisico così, che poi ti mettono nella bara, non c'entri nemmeno perché stai con il braccio palestrato, che esce un braccio fuori, devono mettere una prolunga. Che? Io voglio arrivare a 97-98 anni, voglio stare nel letto così immobile, un'agonia lunghissima, con le mie due figlie e mia moglie, che mi hanno comandato per tutta la vita, devono stare là, devo fare un mese e mezzo di agonia per loro, proprio consapevole, che uno dice, adesso però dovresti morire, no, voglio stare un altro po' così, così, veramente, mi hanno distrutta la vita, continua e fai questo e fai quello, un mese e mezzo, così, un mese e mezzo, mangio cacca sotto ogni due minuti, devo fare sotto così, cacca sempre, cacca, no pipì, dice, ma è possibile, chi sta cacca solo? Sì, così ogni loro mi puliscono, devono mettere la pala proprio che il loro pizzaiolo, quello là sotto puliscono tutto e io un attimo ci faccio tutta cacca, vieni un attimo, un mese e mezzo devono impazzire. Ad un certo punto, quando finisco proprio l'ultimo respiro, quello definitivo, loro non devono fare, ah, ha finito di soffrire, devono fare proprio, ah, ha finito di rompere, cazzo. Quello è quello che spero io.